Terza pagina è un saluto e un ringraziamento al presidente del Centro Studi Machiavelli, Daniele Scalea. Benvenuto, presidente. Grazie, buonasera. Allora, Daniele, tu hai individuato nel tuo editoriale che potete leggere anche a casa se andate online, a leggere. Centostudimachiavelli.com, centostudimachiavelli tutto attaccato.com e trovate questo editoriale. Allora, c'eravamo un po' illusi, no? I successi elettorali dei, chiamiamoli per convenienza, dei sovranisti, ci avevano fatto pensare che la corrispondenza, anche in termini matematici, quantitativi, tra chi non era di sinistra e diciamo la rappresentanza politica mettesse in chiaro le cose. Invece tu hai registrato, e credo che un tuo sia un campanello d'allarme da ascoltare assolutamente. Io non contano le mie convinzioni, ma ci tengo a dirlo. Hai registrato che invece, nonostante questo, l'egemonia politica, no scusa, mediatica, culturale della sinistra ha permesso addirittura alle sinistre di organizzare a livello mondiale un secondo 68. Il primo ha cambiato i costumi, quello di mezzo secolo fa, dell'Occidente. Questo addirittura, e vedi, diciamo, i movimenti immigrazionisti che nei numeri ci disegnano come minoritari a casa nostra, no? Come direbbe la Lega, tra 100 anni, questa volta addirittura siamo condannati a essere tolti di mezzo. E questo sulla base di questa analisi che ha dei dati reali, perché i Black Lives Matter stanno avendo un consenso anche tra i moderati oltre ogni limite, anche addirittura in Italia. E quindi chi non è di sinistra deve dare una risposta che tu chiami metapolitica. Quindi non solo più, no, non possiamo solo pensare che tutto si risolva col voto, ma ci vuole una risposta articolata e complessa. Io ho cercato di introdurre nel migliore dei modi il tuo ottimo editoriale. Daniele, ti do la parola per spiegare come stanno le cose ai nostri ascoltatori. È un argomento che purtroppo io ritengo veramente molto fondato e molto serio. Grazie per Luigi. Allora, per chi volesse leggere l'articolo, l'indirizzo è centromachiavelli.com. Il punto è questo. La politica essenzialmente si gioca su due differenti piani. Uno è quello propriamente appunto, politico, partitico, elettoralistico, quello che è sotto gli occhi di tutti, quindi i partiti, i comizi, i dibattiti, le elezioni. I governi, è un piano molto importante, ma è principalmente il piano del presente. Poi c'è un altro piano che invece, diciamo, mentre la sinistra vi presta molta attenzione, dall'altra parte è spesso dimenticato, è il piano, chiamiamolo culturale, chiamiamolo metapolitico, chiamiamolo informativo, narrativo, come vogliamo adesso, a prescindere dal nome, è quel piano in cui invece si lavora su domani, si definisce il modo in cui le persone domani penseranno, guarderanno al mondo, quali sentiranno come i propri valori. Ed è un piano fondamentale perché ovviamente se la maggior parte dell'opinione pubblica ha dei determinati valori, una determinata visione, su, pongo esempio, temi come famiglia, matrimoni, unione omosessuale, bisogno della nazione, dovere dell'accoglienza, rapporto con l'immigrazione, necessità di un governo mondiale piuttosto che di preservare la sovranità nazionale, è chiaro che i politici che poi si devono confrontare con questo tipo di opinione pubblica avranno minore o maggiore successo a seconda di quello che dicono e potranno anche come dire, adoperare un linguaggio, proporre una visione del mondo che in genere deve stare all'interno dei paletti estremi che chi comanda il discorso ha fissato, cioè che chi aveva l'egemonia culturale ha fissato, pena essere considerati degli estremisti e generalmente, eccetto che in tempi eccezionali, grandi crisi, di particolari rivolgimenti, che normalmente viene percepito dalla maggior parte dell'opinione pubblica come un estremista e quindi non viene preso in considerazione, avrà delle difficoltà ad
ad emergere, oltre ovviamente poi a fare un'altra cosa, nel senso che chi poi controlla il modo in cui si pensa, l'educazione e così via, finisce con il fare in modo che gli apparati pubblici, la classe manageriale privata, i tecnici, gli studiosi che si trovano nell'accademia, nei centri di ricerca e così via, parteggino per lui, non parteggino per l'altro, e quindi non soltanto finiscono con avere una sorta di monopolio del, diciamo, di coloro che sanno le cose, anche di coloro che sanno fare le cose, cioè dall'altra parte poi c'è pure la difficoltà a mettere magari insieme abbastanza teste d'uovo per realizzare quelli che sono i propri programmi. Questa introduzione su temi che tra l'altro anche proprio con te ha già avuto l'opportunità di trattare, quindi non mi dilungo oltre per dire che in questo momento siamo in una fase in cui si sta confermando una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che la sinistra è quella che ha l'egemonia culturale, è quella che sta definendo il modo in cui si pensa e sta definendo il modo in cui pensano soprattutto le nuove generazioni, perché questo è quello che poi riporto come dati nell'articolo. I sondaggi di opinione che vengono fatti negli Stati Uniti così come in Italia ci rivelano che quello che a me, a te, penso a maggior parte degli ascoltatori che ci sono qui, sembra follia pura, cioè abbattere le statue di Cristoforo Colombo, rinnegare tutta la nostra storia e dire che l'Occidente è male perché si basa solo sul razzismo e la prevaricazione, invece ha un consenso molto ampio tra l'opinione pubblica e addirittura un consenso decisamente maggioritario tra i giovani, cioè tra gli adulti di domani. E quindi quello che a noi sembra un estremismo in qualche modo folle fuori dal mondo, in realtà si sta facendo avanti come un nuovo senso comune, cioè quello che sarà visto come un qualcosa di ovvio, di consensuale dalla prossima generazione, ed è inutile dire quanto questo sia pericoloso per il futuro della nostra società. Sì, sono due piani completamente diversi, però quello che si disse all'inizio qualche anno fa per i sovranisti, i populisti, si diceva non convinceranno i moderati, invece ci sono riusciti. Adesso diciamo questa sinistra è riuscita a convincere, sta riuscendo a convincere i moderati, addirittura questa volta con non solo con toni magari nelle parole accesi, qui proprio con i fatti, con gli atti molto estremistici e radicali. Però ti volevo chiedere questo prima di arrivare alla risposta metapolitica che deve dare chi non è di sinistra. L'idea, anche leggendo il tuo editoriale, Daniele, è che sia partita da lontano la sinistra per arrivare a questo. Hai citato proprio la seconda rivoluzione culturale. Siamo dai tempi di Mao, 68 occidentale. Io ci metto in mezzo anche il relativismo, che ha preso piede un po' alla volta negli anni 70-80 ed è diventato devastante negli anni 90-2000. E poi siamo arrivati al siero politicamente corretto. Allora mi sembra che sia abbastanza che quello che si può desumere, che si desuma dalla lettura dell'articolo. Chi non è di sinistra è capace di, secondo te, ha le capacità di pianificare, di progettare, di dare un vero e proprio piano, di elaborare un piano metapolitico, resto alla tua definizione, di lungo respiro, di ampio respiro? Beh, guarda, la sinistra ha cominciato a parlare di egemonia culturale con Gramsci, quindi siamo a secolo fa, e l'ha fatto in un momento in cui non è che fosse esattamente la sinistra comunista, quella a cui faceva riferimento Gramsci, fosse poi così forte e popolare. Era già una forza sicuramente molto, molto importante, ma poi sappiamo che Gramsci, la sua storia si interseca con quella del fascismo, quindi sicuramente un momento di grande debolezza ovviamente per tutto il movimento comunista. Quindi non c'è in realtà per partire il bisogno di chissà quale infrastruttura o altro, c'è bisogno della consapevolezza, cioè di smettere di pensare che sì, tanto la cultura è una cosa che non conta nulla, non è importante, i libri se li leggono quelli di sinistra e via. Cioè, invece bisogna incominciare a capire che la cultura, l'università, la scuola, i media, la TV, il cinema, eccetera, sono in questo momento degli strumenti che magari ti generano meno brusio sui social rispetto a quello che può essere il tweet o il post molto azzeccato da parte del leader politico, ma che però
con l'orazione di massa quotidiana, anche a livello di subconscio, vanno poi veramente a fare il lavaggio del cervello alle persone. E quindi è lì che bisogna prima di tutto prendere la coscienza che bisogna operare. Ci sono sicuramente tanti intellettuali che non sono afferenti al pensiero egemone, aspirante pensiero unico progressista, però anche se questi si organizzano e così via, non hanno i grandi appoggi istituzionali che hanno invece diciamo i loro rivali di sinistra. Quindi ovviamente se non hai le fondazioni, non hai l'università, non hai le grandi corporation che ti finanziano, non hai lo Stato che ti aiuta e così via, è chiaro che sarai sempre in una posizione di svantaggio. Quindi lì ci vuole invece il passo deciso, il cambio di passo deciso da parte dei politici che non vogliono lasciare, che non hanno nessun interesse a lasciare l'egemonia culturale della sinistra, che quindi devono cominciare anche però a lavorare su questo piano e a sostenere il mondo intellettuale e culturale di destra, sovranista, conservatore, populista, chiamiamolo come vogliamo, diciamo, quello io non dico, afferente non, agli non altri. Di sinistra. Io dico non di sinistra, perché secondo me siamo tutti dalla stessa parte della barricata rispetto a coloro che vogliono cambiarci anche le parole e i pensieri nella testa. Quella che tu chiami risposta metapolitica non potrebbe in qualche modo, Presidente, ispirarsi, perché no, al gramscismo? A parte che io credo chi ha letto i diari del carcere di Gramsci si rende subito conto di trovarsi di fronte a una mente davvero una mente politica, condivisibile o meno, fuori dal comune. Perché pensavo che la destra, l'incapacità del chi non è di sinistra, è di individuare nella cultura, poi anche nell'arte, eccetera, un'interpretazione strategica. Nella destra, mi sembra, o nella non sinistra, cultura, arte, eccetera, rimangono fine a se stesse. Siamo quasi una figura ottocentesca, quasi, diciamo, non per diporto, no? per divertirsi. Invece la sinistra, mi sembra, ha avuto questa capacità, anche perché aveva delle solide basi, il gramscismo, ha capito quanto sia strategica la cultura, quanto sia strategico il mondo intellettuale, eccetera, eccetera, eccetera. Se sei d'accordo, non so se tu sia d'accordo, io l'ho pensato leggendo il tuo editoriale, quindi presumo che coincida. La difficoltà del primo passo, no? Perché in questa direzione, dove dobbiamo guardare perché si vada in questa direzione? Ma vedi, forse diciamo, il mondo conservatore è rimasto molto legato all'immagine della politica come qualcosa comunque di elite, che quindi non rimanesse all'interno di palazzo, all'interno di circoli più chiusi, e quindi non richiedesse poi effettivamente tutto quell'impegno tra le masse popolari. Il mondo liberale, al contrario, ha avuto una visione di non intervento in questi altri campi, nella logica che comunque la politica e lo Stato ne dovevano rimanere fuori. Il problema è che nel frattempo, da un secolo, la sinistra, che vuole cambiare il mondo, che ha nei suoi progetti questi grandi programmi di ingegneria sociale, ha raggiunto la consapevolezza che il modo migliore per farlo è quello di controllare il modo in cui le persone pensano, e quindi di operare prima ancora dal governo, di operare, cioè più importante controllare la scuola, controllare la magistratura, controllare l'università e controllare il mondo del cinema e le case editrici, piuttosto che controllare il governo per loro. E alla fine hanno effettivamente avuto ragione, perché i loro valori, i loro principi sono essenzialmente passati, il mondo effettivamente lo stanno cambiando. Pensiamo a come sta cambiando la famiglia, per esempio, e vediamo che in pochi decenni c'è stato un rivoluzionamento di qualcosa che invece rimaneva più o meno così com'era da diversi secoli, e quindi questo dà la misura del loro grande successo. Bisogna cominciare a capire che non si può ignorare questo settore o scegliere, come fanno i liberali, di rimanerne fuori, nel momento in cui invece gli altri lo usano come propria punta di diamante per mandare avanti un'agenda politica. Bisogna impegnarsi anche in quel settore. Quindi non si può, ecco, più far finta di niente e rimanere legati a vecchi preconcetti per cui la cultura non afferisce alla politica. Invece la sinistra, come tu dicevi giustamente, vede tutto quello che è l'ambito culturale, artistico, narrativo, diciamo così,
come strumentale alla politica, cioè non esiste al di fuori del messaggio della finalità politica, e quindi tutto viene poi reggimentato all'interno di quel quadro. Tutto quello che fai, che sia un libro, che sia una sitcom o che sia la lettura universitaria, ha in maniera più o meno esplicita e plateale lo scopo di suggerire il mondo che tu vuoi costruire, e nel suggerirlo, nell'indicare alla mente che quello è un mondo possibile, è un mondo migliore, di fatto lo stai costruendo man mano. Anche perché mi sembra ci sia un punto, Daniele, che la sinistra è riuscita a ritorcere contro se stessa, contro la non sinistra, gli errori commessi dalla non sinistra, trasformandoli in sensi di colpa. Cioè, mi sembra che il mondo di non sinistra, che di errori ne ha commessi, davanti a questa egemonia abbia risposto rifugiandosi nel senso di colpa, come è rivelato anche dai sondaggi, sia quello di Kaufman americano, ma anche quello di Demetra, mi sembra. No, è stupefacente che il 50% degli under 35 condividano le azioni di Black Lives Matter in Italia. È davvero, può essere, magari per carità, può essere sbagliato il sondaggio, ma si capisce che l'indirizzo è quello lì. Ecco, questo aver agito sul trasformare quelle che potevano essere autocritiche in sensi di colpa è stato un altro passaggio devastante per chi non è di sinistra, insisto. Sì, il senso di colpa è poi un motore molto forte ed è assolutamente caratteristico della nostra epoca, cioè di questo tipo di mentalità che ha creato la sinistra tramite la sua egemonia, no? Quindi questa facilità allo scandalo, diciamo alla massa popolare, che adesso prevalentemente tramite i social, cioè l'opinione pubblica, si scandalizza, in massa rimane scioccata e si muove come una sola persona. In questi linciaggi mediatici dell'obiettivo di turno, che può essere una persona, può essere un personaggio storico, può essere un tema, qualsiasi altra cosa, e il senso di colpa per cui si è inoculata l'idea all'interno dei popoli occidentali che l'Occidente comunque fosse il male, che non sia una civiltà come le altre, che ha avuto come tutte le altre i suoi lati oscuri e i suoi lati luminosi, ma che in realtà fosse appunto la civiltà cattiva, che i bianchi fossero i cattivi, che si confrontavano invece con dei popoli più raffinati, più buoni, più tolleranti, che erano all'epoca l'impero ottomano, gli stati musulmani, la Cina imperiale, gli aztechi, Pelle Rosse e così via, che è una falsità storica, nel senso che senza assolutamente voler negare che tutta questa fase di espansione oltremare, di colonialismo, eccetera, si sia accompagnato con soprusi e tutto quello che sappiamo, ma chi ben conosce la storia sa che quelli erano fenomeni che non sono stati creati e coltivati esclusivamente dagli europei. Per esempio, per fare un esempio molto, di cui oggi molto si discute, lo schiavismo era un fenomeno che in epoca moderna era molto più diffuso in Africa di quanto fosse diffuso in Europa, dove ormai già quasi non esisteva più, tant'è vero che poi gli europei l'hanno applicato esclusivamente nelle piantagioni americane. E questo non vuole assolutamente dire che non fosse abietto fare anche quello, ma significa che non è che ci fossero i diavoli bianchi contro gli angeli degli altri continenti, perché il maggiore centro di schiavismo era l'Africa, quindi è un problema che riguarda quel periodo storico, non riguarda quella specifica civiltà o quella specifica etnia, quella specifica razza, è una questione che riguarda quel periodo storico. Benissimo, allora abbiamo concluso con Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli. Grazie, presidente, e a risentirci a presto. Grazie a te, buona serata.